Professore Torrenti, in che modo le bellezze del Friuli Venezia Giulia possono creare economia? No, ci sono modi diversi e tutti assolutamente certi, ormai, nel senso che la valorizzazione del patrimonio culturale nel nostro paese è finalmente partita, grazie a questo governo che ci ha creduto fin in fondo, e essendo, come tutti sappiamo, uno dei paesi con maggiori ricchezze di patrimonio culturale, non solo, ma anche paesaggistiche, diciamo, si tratta semplicemente di fare un salto di qualità nel pensiero, cioè, intanto nel non aver paura di aggredire un nuovo campo dell'economia con coraggio, con innovazione, con nuovi servizi, senza aver paura dei costi della spesa, perché crea un dopo molto forte. Quindi l'investimento è un grande spesa, credendo che poi sia uno degli elementi più importanti per creare un'occupazione giovanile stabile, perché in realtà, cioè, abbiamo bisogno di persone laureate, con competenze, con più lingue, anche con esperienza all'estero, quindi ci sarà anche una buona occupazione in indotto. L'opportunità poi di avere molti siti UNESCO è un valore aggiunto, perché il sito UNESCO, volente o nolente, oggi è un biglietto da visita internazionale importantissimo, proprio di canalizzazione, di canalizzare i flussi turistici, per cui noi che ne abbiamo 5 addirittura siamo praticamente avvantaggiati. Anche questo dobbiamo giocarci. In un momento estremamente favorevole, perché un turismo internazionale colto, attento e molto numeroso sta coniugando le visite ai grandi poli culturali, attrattori culturali, qua a Venezia, Roma, Firenze, Milano, anche con la disponibilità di venire alla ricerca di altri siti più slow, più tranquilli, dove la vicinanza è un elemento fondamentale, la possibilità di vedere a poche ore di distanza di macchina, addirittura a pochi minuti di macchina, siti diversi, biodiversità, una buona gastronomia, cioè tutto quello che riusciamo a mettere in campo. Quindi credo che sia un momento molto favorevole, dobbiamo prenderci più in fondo, e direi che oggi questa sessione di Future Forum è, come anche negli altri scorsi, fondamentale, perché è l'unico punto che coniuga realmente la riflessione, il pensiero culturale con quello dell'economia, che sempre più anch'io ho cercato di stimolare e di spero nel futuro di cavalcare.